in campo cerco di essere più allenatore, poi certe volte la mamma fa il sopravvento. Nadia è la mamma di Loris, 8 anni e mezzo, difensore della Roma Aumenti. Ma un po' mamma lo è anche per gli altri bambini della squadra Pulcini di Allerona. Siamo a 2 passi da Orvieto, in Umbria, e Nadia Mengarelli, 33 anni, ex calciatrice, segnava tantissimi gol, da qualche mese siede in panchina. È l'allenatrice della squadra del suo paese, dove gioca anche suo figlio. Una passione per il calcio, quella di Nadia, coltivata fin da bambini. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. La mia passione per il calcio è nata circa all'età di 8 anni, quando con i miei compagni di classe maschi ho cominciato a fare il campionato Pulcini. Poi ci sono stati, diciamo, 2 anni in cui non ho giocato. Poi verso l'età di 10-11 anni con altre ragazze abbiamo fondato la squadra qui ad Allerona Scalo. Abbiamo iniziato con il campionato WISP per circa 2-3 anni. Poi all'età di 16 anni abbiamo cominciato a fare il campionato FIGC. E questo è andato avanti fino a circa all'età di 22 anni, quando poi è nata la mia prima figlia Andrea Noemi. Nel doppio ruolo delicato di mamma allenatrice, Nadia non fa sconti. Il piccolo Loris deve sudarsi il posto. Non è raccomandato, sottolinea con il sorriso. No, in campo, per quanto riguarda mio figlio, cerco di trattarlo come tutti gli altri bambini. Non faccio differenze, diciamo, è uguale agli altri, sì. E lui, il figlio dell'allenatrice, tifoso laziale, sa bene a chi ispirarsi per convincere la mamma. Close, con la Lazio. Allora adesso facciamo più difficile, se no rimanete troppo fermi. La mamma mister insegna calcio con grandissima passione, anche se ammette che la carriera da allenatrice non le interessa. Dai suoi bambini, che vanno dai 7 ai 10 anni, pretende soprattutto educazione e rispetto. Non sopporta comportamenti sgarbati. Ai questi giovani calciatori innanzitutto bisogna insegnare che il risultato a questa età non è importante. È importante il divertimento, il rispetto dell'avversario, la correttezza, il rispetto delle regole. I genitori troppo spesso nel calcio dei piccoli intralciano anche il lavoro dei tecnici. Ad Allerona, con la mamma mister, tutti vanno d'amore e d'accordo. Il rapporto con i genitori dei bambini che alleno, diciamo, è buono, perché comunque sono tutte persone che conosco da tanto tempo, sono tutti genitori di bambini che comunque vanno in classe con mio figlio, quindi fino adesso non abbiamo avuto problemi. E i risultati, le classifiche, per ora, almeno per ora, non contano. I bambini corrono e si divertono. Del resto, anche Messi, Ronaldo e Pogba hanno cominciato così. Extra time, storie. I made up my mind.